Ciao ragazzi, qui del 38, come va? Allora, dobbiamo andare alla statua del nostro famoso amato dittatore, a quanto fa. Si è appena passato un droide davanti. Là si sono compenetrati tutti, tutto qua. Oddio, che succede? Ah, quello deve essere il terminale d'accesso. Cacciare la fila e controlleggi! E tu da dove salti fuori? Avvio raffica di energia! Sono felice di vedere che sei sopravvissuto al viaggio. Ma ora muori! Capolinea! Almeno sono di nuovo qui. E dai! Vorrei distruggerti in fretta sempre se non ti dispiace! Ora posso inserire glitch in questo terminale d'accesso. Pensavo peggio, lo sapete? E qua butto e sparo fuochi d'artificio, raga. Ehi, ciao! Tu sei Glitch. Io sono Recet. Scusa per tutto il trambusto di prima. La situazione è un po' complicata. In effetti, credo che tu sia la mia unica speranza. Grazie. Faccio il robottino. Ah, sembra un tipo a modo. Mi basterà cancellare qualche file e vedrai che andrà tutto bene. Sì, è un ragazzi, è una dinamica di vecchio stile, proprio di giochi da PS, effettivamente da PS2, PS3, ragazzi. Mamma mia, quanto mi mancava, sono onesto. Guarda come muove. L'infezione sta regredendo. Bene, 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 bene. Forse ora. Ora è il caso di occuparsi degli altri. Ah! Cos'è quella capsula? L'avrà creato un virus? Quella capsula. Ah, posso salire a qui, sì. Tutto. Guarda quel bello ragnetto qua. È carino, fa tenerezza. Ok.
sta glitch. Bentornati, vostra maestosissima maestà. Andiamo. Rabboleletà, Guernabo, 5 cannoni planetari pronti al fuoco e in più un sistema di sorveglianza sull'intera città. Se solamente il dimensionatore funzionasse ancora. Lenk, eh? Prendetelo ora! Madonna, che casino. Arrivo, Clank. No! Benvenuto, mio signore supremo. La sua passo? A che serve una password? Sono l'imperatore, obbedisci o ti farò distruggere. Datemi quell'unbox. Ok. L51, Sargasso. Quindi, ricapitolando, questo dimensionatore è stato rubato dal dottor Nefarius, che l'ha usato per portarvi qui. E ora stai cercando il tuo amico, che è anche miracolosamente un Lombax, per salvare il mondo. E tornare a casa. Devo proprio sembrarti un idiota. Senti, non dubito esista questo dottor Nefarius, ma a me sembra proprio opera dell'imperatore. Aiuto! Siamo sotto attacco! Qualcuno ci... Morto? Che succede? Oh, mamma! Reggiti forte! Oh. Attenta! Certo che sto attento! Madonna! Mi stai portando? Ti stavo portando al mio rifugio. Ma prima devo salvare i miei amici e la fabbrica di gelatino. Ok, dove se va? Non qui. Guarda che figo. Ok, stavo guardando un poco, ragazzi. Carina la sua è diverso dall'altro personaggio, da Ratchet. Non mi è passato. Ah, cioè questo coso mangia con i tentacoli. Beh, basta, meno basta che mangia. C'è un mille lame proprio sopra il mio rifugio. È da parecchio tempo che non venivo qui. La palude di acido intorno alla fabbrica de Mort si sta espandendo. Sembra che l'acido non infastidisca quegli scarafaggi. Sparafaggi, sì. Per questo ne cavalcheremo uno, non appena riuscirò ad avvicinarmi. Recep, mi ricevi? Oh. Wow.
Questa roba non c'era nel mio account l'ultima volta. Oh, questo perché ho aggiunto il nostro comune amico, Anneparius City. Ok. Sono certa che saprai farne buon uso. Ok, credo che questo è bello potente. È sbloccato, zuccherino. Fermati per il momento e torna con altro raritanium. Da quanto tempo? Scusa. Oh. Ok, fatti fuori. Niente, dobbiamo... Oh, ah, ecco. Mori. Ah, quindi sali di livello se lo usi molto. Non me l'aspettavo. Ok, non me lo ricordavo però. Si diffonde una distorsione dimensionale. Andata. Wow. Comunque è vero. Che brutta bestia. Figo. Ok, andiamo. No, stavo guardando, ragazzi. Lui già ce l'ha, lei già ce l'ha questo. Credo che... Oddio. L'ultimo scarafaggio corre in quella specie di... varco. Robogenio, dove ci troviamo? Che sia una sacca dimensionale? Forse dipende dalla distruzione del dimensionatore. Non ho capito mezza parola. È Maynard, l'aiuto bat dei morti. Deve essersi intrufolato nella fenditura. Lo sparafaccio. No, no, non ti nascondere. Oh, attira l'attenzione, colpisci il nido. Oh, salve. Preso. Mamma! Forse Maynard mi porterà dai morti!
Ah, lo devo seguire. Rompo quello che posso. Allontanarci dall'acido. Avanti, Maynard! Portaci dai morti! No, stavo riflettendo. Scusami! Attenta! Ci sono, ci sono! Hai visto? Ok, ok. Che cosa c'è là? Una bella. Ecco la fabbrica di gelato. Stiamo arrivando. Stiamo cercando quell'Ombax e il suo amico di latta. E non lasceremo certo che sia una banda di peluche a fermarci. Hai 9 secondi e mezzo per dirci dove si sono nascosti. Uno. Aspetta un attimo. Visto? Stanno cercando Rece. Ti ho detto la verità. Ok, Lattina, ma prima salviamo i miei amici. Re, non costringere. Ehi, so io dove trovare una Lombax. Ed è anche parecchio arrabbiata. Un'altra Lombax! Dici dove la tua amichetta? Ma da dove accidenti arrivano questi cretini? Forse il vortice dimensionale ha risucchiato anche loro. Ah, non posso, ok. Mort! Ah, state bene? Noi? Oh, quei bestioni cercavano un Lombax ed eravamo in pena per te. E da un momento all'altro sei arrivata a salvarci. Sì, ma... e tutti gli altri? Beh... alcuni Mort sono intrappolati in quel coso. Non chiedermi cosa sia. So solo che diventa più grande. Tra quello e il nuovo inquilino là sopra non è un bel periodo. Tranquilli, me ne occupo io. Oh, intanto per tenervi impegnati, l'ho preso da Zurkis, così morto potrà finalmente riparare l'astronave. Da Zurkis? Spero che i pirati non ti abbiano dato problemi. Un pochino. Lo darai direttamente a Mort quando l'avrai tirato fuori da quel vortice viola. Abbiamo ancora tempo. Posso controllare? Io ho una discreta esperienza con le anomalie dimensionali. Io... certo.
Salve, benvenuto! Come sei entrato qui? Dove sarebbe di preciso qui? Oh, non lo sai? Beh, neanche io. Lo definirei una sorta di spazio tra le dimensioni. Forse non è nulla, forse è una falantropica catena che da qui a breve tramuterà l'universo in una brodaglia informe. Vedremo. Oh, oh mamma. Beh, io sono Clank. Se lo sai. Giusto, sì, Clank. E io sono l'onnisciente profeta cosmico del settore interdimensionale 2255 Omega Fasico. Ma chiamami Clank. Eccoti, Clank, ex Guerrabot, alleato con il Lombax. Sei diventato un eroe, complimenti. Eri amico di mio padre, ma certo. Tuo padre? Forse sei la persona che stavo aspettando. Mi aiuteresti a riordinare le dimensioni? Sai come salvare le dimensioni? E perché ci sono in giro copie di me? Sono le tue possibilità, la chiave per riparare questa anomalia. Ma prima raccogli quella sfera. Che pariata! Conoscevo suo padre. Allora sapete che, ragazzi, comunque con la grafica e tutto, sto gioco comunque porterò il precedente. Mette ansia. Questa è una sfera levitante. Può ridurre la gravità di qualsiasi cosa. A quanto pare, le tue possibilità possono impedire il collasso delle anomalie. Sono identiche a te perché riflettono la tua interpretazione della dimensionalità. Ma come puoi vedere, ci sono smarrite. Se le guiderai al prossimo meta terminale, potrai iniziare a riparare l'anomalia. Ora entra nel meta terminale e avrai compiuto il primo passo per riparare questa anomalia dimensionale. È della stessa razza di quello con cui abbiamo a che fare. Interessante. Conosceva suo padre. Interessante del fatto del padre. Ho l'impressione di iniziare a capirci qualcosa, dimensionalmente parlando. Bellissimo comunque graficamente, ragazzi. Una sfera a scatto ti darà una bella spinta. Avrei bisogno di velocità extra per superare quella barriera. Anche tu vivi su Sargasso, Gary? Su Savali, in realtà. Svolgo ricerche negli archivi. È la più vasta raccolta di conoscenza dimensionale che mi sia nota. Ah, le costringe a cambiarla. Ok. Quel dispositivo può direzionare le mie possibilità. Deve esserci un modo per attivarlo. Mm.
talento naturale, Clay. Sono cautamente ottimista. Figo, andiamo. Sento che imparo qualcosa completando questi enigmi, ma non riesco a capire che cosa. Troverai le parole al momento opportuno. Ora conduci le tue possibilità verso l'ultimo meta terminale. E non permetterti ansia, ma c'è molto in ballo. Tipo, molto moltissimo. Figo. Anche se correggo l'anomalia, questo risolverà i danni che ha causato in questa dimensione. Oh no, le anomalie si stanno diffondendo troppo in fretta. Temo che un cataclisma dimensionale sia imminente e la nostra unica speranza risiede nella sua stessa origine. Il dimensionatore? Esatto, ma se riparare le anomalie ti sta aiutando a conoscere la dimensionalità, credo che presto sarai in grado di salvarci tutti. Mi chiedo se alla fine riuscirò a risolvere tutto questo. Perché te lo chiedi? I miei giorni da eroe sono lontani ormai. E dopo quello che è successo con il dimensionatore, sono preoccupato. Nei momenti di crisi, cioè ogni giorno della mia vita, mi ha sempre aiutato a affrontare i problemi un passo alla volta. Concentrati sull'immediato. Di non essere inopportuno, ma credo ci siano altre sfere da recuperare. Io questo volevo fare, ho sbagliato io. Alleggeriamo la situazione. Allora, queste questa è banale, dai. Madonna, suicida alcuni. Ci siamo, Clank! Hai riparato l'anomalia! Fermare questo cataclisma dimensionale ormai non è più un'utopia. Bello, mi piace. Al che io dico, senti Mort, tu Mort e Mort nascondete la limonata prima che torni Mort. Wow, mi hai salvato. Come hai fatto? Io non saprei. Rivet, che bello vederti. Guarda chi c'è. Non sai che razza di giornata. Il mio viaggio a Nefarious City è stato un vero disastro. Ho distrutto la nave. Questo pensa alla cara vecchia Mort. Ecco, ho fatto che tu abbia trovato il pezzo che mi serviva. Rimetterò a nuovo questa astrocarretta. Appena avremo abbassato il ponte ti porterò nel mio rifugio. Cosa faremo una volta là? Presto lo scoprirai.
permessa, Zurko. Andiamo un po'. È bello questo. Allora, che cosa devo potenziare? Che ne dici di potenziare un po' questo? No, non un cazzo. Sì. Dai, la stoppo qui. Qui del 38, al prossimo video, passo e chiudo. Bella raga.